Salve a tutti, oggi siamo ad Almesi di fronte a questa bifamiliare con due accessi indipendenti, uno alle mie spalle e uno lo intravedete lì, dove stiamo per fare con i nostri ingegneri ovviamente una diagnosi energetica in ottica 110%. Questo cliente qua ha già ricevuto la consulenza e stiamo portando avanti tutto il cantiere. Perché devi guardare questo video? Perché in questo video parleremo di un aspetto spesso molto sottovalutato, ossia i rendimenti del sistema secondario, distribuzione, emissione e termoregolazione. Perché? Perché per andare a progettare una pompa di calore su un impianto radiante come questa abitazione qua, senza fare il cappotto, quindi questo cantiere qua, ti dimostrerò che è possibile ottenere il 110 solo con la pompa di calore, far funzionare una pompa di calore su termosifoni anche senza fare nessun intervento di isolamento termico. Dobbiamo andare ad analizzare e ad efficientare il sistema di emissione, quindi i termosifoni, il sistema di termoregolazione, quindi testine, termostati e così via, e il sistema di distribuzione là dove è possibile. Ma ovviamente ve ne parlerò all'interno di questo video, quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Rieccoci teletrasportati nel nostro ufficio di fronte al computer con il software pronto per elaborare la diagnosi energetica per l'abitazione che vi ho appena documentato nel video, e adesso andiamo a vedere con il software alla mano un pochettino come funziona e come variano i consumi di questa abitazione qua, andando a intervenire sul sistema di distribuzione, quindi su quegli aspetti di distribuzione e regolazione che a volte vengono sottovalutati. Vedremo infatti che questi aspetti qua influenzano anche a livello economico quello che può essere l'impianto. Quindi diamo subito dentro lo schermo. Eccoci all'interno del software che utilizziamo per l'elaborazione delle diagnosi energetiche. Qua vedete che ci sono tutti i sistemi per andare a valutare il fantomatico salto di classe, ma andiamo a vedere un pochettino quello che è l'abitazione in questione, concentrandoci sulla parte degli impianti. Infatti è questo il focus di questo video. Ovviamente fatemi sapere nei commenti se volete qualche focus particolare su qualche funzione particolare di questo software, perché mi piace l'idea di poter condividere con voi anche quello che è il lavoro del progettista dietro a una riqualificazione, dietro a una progettazione. Allora, qua abbiamo, come avete potuto intravedere, gli impianti dell'abitazione. Abbiamo considerato un impianto centralizzato, non perché è un condominio, ovviamente, ma perché è un'abitazione, quindi considerandolo come un unico edificio, un impianto centralizzato. Impianto per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria, il raffrescamento, che lo andremo a inserire, e le fonti rinnovabili, che ad oggi attualmente non ci interessano, dove possiamo inserire anche le fonti rinnovabili. Se andiamo poi sulla parte dell'impianto vero e proprio, quindi tutte le descrizioni dei vari sistemi, delle varie stanze, con le varie dispersioni, andiamo sui sottosistemi. Perché? Perché qua dobbiamo andare a verificare un pochettino quelli che sono i sottosistemi di emissione, regolazione e distribuzione. Il sistema principale di un'abitazione, la caldaia, la pompa di calore, è il sistema di generazione, ok? Quindi il calore è stato generato in maniera più o meno efficiente dal generatore, che può essere caldaia a gas, pompa di calore, eccetera, eccetera. Questo calore, una volta che è stato generato, deve essere distribuito all'interno dell'abitazione, dell'edificio, quindi distribuzione. Deve essere emesso tramite termosifoni, pavimento, fancoglie, quindi il sistema di emissione che abbiamo qua, e regolazione, quindi come vado a regolare questi sistemi qua. Ogni passaggio ha un suo rendimento che va a influenzare quello che è il fabbisogno dell'intera abitazione. Quindi partiamo dallo stato di fatto. Lo stato di fatto abbiamo radiatori su parete esterna isolata, temperatura di mandata a 75 gradi con un rendimento del 95%. Questi qua sono valori, tra virgolette, fissi che manterremo. Perché? Perché mi voglio concentrare su regolazione e distribuzione. Ovviamente in questa ottica qua alcuni radiatori sono stati sostituiti per andare a aumentare ulteriormente il sistema di emissione dell'impianto. La regolazione è una regolazione solo di zona, perché abbiamo pian terreno e piano superiore, quindi due zone, dopo andremo a modificarla, però abbiamo solo di zona con un suo rendimento. Poi distribuzione, ovviamente autonomo. Le tubazioni sono incassate a pavimento con distribuzione a collettori, quindi ho dei collettori con le tubazioni che vanno a diramarsi. Le alternative sono tubi nel cantinato, a volte capitano alcune abitazioni che nei locali seminterrati ci sono le tubazioni che passano a vista, ok? Tubazioni incassate a pavimento con distribuzione monotubo, non è questo il caso, quindi abbiamo distribuzione a collettori. Isolamento mettiamo insufficiente, ovviamente
qua si parla di distribuzione dell'intero sistema. Noi abbiamo potuto analizzare solamente la distribuzione nella fase primaria, no? Nella fase di partenza, nella centrale termica, all'interno dell'edificio. Le tubazioni potrebbero essere considerate isolate, però volevo prendere questo come esempio per farvi vedere come l'isolamento delle tubazioni può far variare in maniera importante il fabbisogno dell'edificio. Ok? Questo è lo stato di fatto. Se ne andiamo a vedere risultati energia primaria, quindi il software sta elaborando quelli che sono i calcoli, ecco qua il dettaglio del bilancio energetico. Quindi abbiamo che fabbisogno di ingresso del generatore, ok, ce l'abbiamo qua sotto, quindi quello che entra in caldaia, le conversioni della caldaia eccetera, e arriviamo fabbisogno in ingresso alla distribuzione di utenza, sono 23.079 kWh termici. Poi abbiamo delle perdite di distribuzione che sono di 1846, ovviamente primo step perdite di distribuzione, secondo step perdite di regolazione, sono 637 kWh, terzo step perdite di emissione, ovviamente non recuperate. Fa sì che si passi da 23.000 a 19.700. Questo significa perdere, ok, in questi passaggi qua, 2.483 circa kilowattora di energia termica, di calore. Quindi un 10% viene perso su questo aspetto, ok? Andiamo a vedere un pochettino, andando a modificare i parametri, quanto questo valore varia e anche a livello economico quali possono essere i benefici. Quindi ritorno sull'impianto centralizzato, vado nel sottosistema e andiamo a modificare questi aspetti. Quindi abbiamo regolazione, non è più di zona, ma andremo a valutare per singolo ambiente più climatica. Quindi testine termostatiche 1 per ambiente, ok, che potrebbe essere paragonato a un termostato per ambiente, più la curva climatica, perché la pompa di calore verrà programmata per far sì che più fa freddo, più la temperatura sale, dimandata, più fa caldo, quindi quando fuori ho 5, 7, 8, 10 gradi, la temperatura dimandata si riduca progressivamente. Quindi vado a inserire questo parametro qua. Andiamo a vedere un pochettino se vado a isolare, quindi vado a inserire l'isolamento secondo la normativa e vado a modificare il fattore di correzione. Questo perché? Perché se inizialmente il fattore di correzione era considerato 1, perché? Perché lavoriamo con un delta T di 50, tra i vari interventi, ovviamente una delle strategie che utilizziamo per abbinare la pompa di calore all'impianto radiante è quello di abbassare la temperatura e di aumentare le ore di funzionamento. E anche qua, volendo tramite il software, vi possiamo far vedere una cosa di questo tipo, quindi fammi sapere se ti può interessare nei commenti o lascia un mi piace come feedback per sapere se vi può interessare a livello di software come si può giustificare l'installazione di una pompa di calore su un impianto a termosifoni, tenendo sempre acceso l'impianto, eccetera, eccetera. Comunque, noi abbiamo un delta T diverso, quindi ipotizziamo 55 gradi di mandata, quindi un delta T di 35, quindi il fattore di correzione diminuisce, infatti abbiamo un rendimento di distribuzione che cresce di conseguenza. Se io vado a controllare quella che è l'energia primaria necessaria per l'intera abitazione e vado a vedere quello che è il bilancio energetico, eccolo qua, abbiamo che l'energia in partenza diminuisce. Questo perché? Perché lavora a temperature più basse, quindi diminuisce. Ragioniamo sempre che in questi calcoli non abbiamo modificato il generatore, no? Quindi questi calcoli qua possono essere considerati validi senza mettere la pompa di calore. Ok, solo con la caldaia a gas, caldaia a metano del cliente, andare a isolare le tubazioni, a cambiare, mettere testine, termostati negli ambienti e abbassare la temperatura dimandata dell'impianto. Quindi abbiamo 21.546 kWh. Poi abbiamo perdite di distribuzione non recuperate 530, quindi passiamo da 1846 a 530 solo isolando le tubazioni. Ora, questo valore qua si riduce quasi del 70%, perché? Perché si considera isolata alla perfezione tutte le tubazioni, anche quelle che vanno nel collettore di distribuzione sotto le piastrelle che raggiungono il termosifone. Noi in realtà lavoriamo solo sulla parte di centrale termica, però questo, ripeto, è più che altro un esempio per portarvi concretamente quanto possono cambiare il fabbisogno con questi interventi. E poi abbiamo perdite di regolazione a 420, quindi anche qua un buon 30% di riduzione sulle perdite di regolazione. Le perdite di emissioni invece rimangono le medesime, perché il radiatore e l'impianto radiante è lo stesso, quindi il generatore è lo stesso, l'impianto di emissione è lo stesso in questo esempio qua che vi sto documentando, e quindi possiamo analizzare un pochettino, solo intervenendo come regolazione e distribuzione, quali sono i benefici. I benefici, me li sono segnati qua nel blocchetto, sono che passiamo
da una perdita del 10% nel primo caso a una perdita del 4,4%, arrotondiamo del 5%. Quindi vuol dire che facendo questi interventi qua, le dispersioni sotto questi aspetti qua si vanno a dimezzare in percentuale. Nel concreto però i valori assoluti sono molto molto più importanti, perché passiamo da 2480 kWh nel primo caso a solo 950 kWh di dispersioni nel secondo caso. La differenza sono circa 1500 kWh di energia che vado a recuperare grazie a questi interventi. Ora abbiamo parlato di kilowattora, di rendimenti eccetera, ma questi 1500 kilowattora come possono essere concretizzati? A livello economico, con calea metano, costi del metano di circa 90 centesimi, resa di circa 10 kilowattora al metro cubo, sono 140 euro. Con una pompa di calore, con un COP di 4, ragioniamo sempre che siamo ad alta temperatura, con un costo dell'energia di 25 centesimi al kilowattora, sono 95 euro all'anno. Quindi vuol dire che questi interventi qua pesano sul bilancio di questa famiglia circa 140 euro all'anno sulle bollette del metano, ok? Quindi risulta facile anche valutare questi interventi senza 110, quindi andando a mettere un termostato più performante, testine termostatiche, andando a isolare ovviamente in centrale termica, i risparmi che possono esserci sono nell'ordine di qualche centinaio di euro. Ok, qua sono 140, ipotizzando che nel pavimento gli interventi non si possono fare, quindi secondo me almeno 50, 70, 80, 100 euro all'anno si recuperano tutti solo grazie a questi interventi. Ovviamente in questo caso qua, se noi andiamo a vedere un pochettino quello che è la classe di partenza, classe di arrivo, anche questi parametri vanno a influenzare il sistema. Se io vado a vedere su incentivi fiscali, quindi il modulo per valutare il salto di classe, qua abbiamo che questa abitazione qua, tra tutti i vari interventi che andremo a seguire, quindi fotovoltaica e pompa di calore in sostituzione alla caldaia gas, quindi senza particolari interventi di isolamento termico, senza altri interventi invasivi come il cappotto, come i serramenti, abbiamo che il salto di classe è un salto di classe importante, perché passiamo dalla classe energetica E alla classe A3, senza cappotto, ok? Valutando la sostituzione degli infissi, ok? Ma l'infisso cuba però poco, ok? In una diagnosi energetica. Vuoi sapere quanto cuba? Fammelo sapere nei commenti, ormai la solfa la sapete. Potremmo fare un approfondimento anche su quanto pesano gli infissi in una diagnosi energetica per capire se sono fondamentali oppure no. E, dicevo, solo cambiando il generatore, mettendo fotovoltaico, batterie e eventualmente sostituendo gli infissi, abbiamo un salto dalla classe E alla classe A3, quindi un salto sicuramente molto molto importante. Dall'ufficio è tutto, spero che questo video sia stato per te utile per comprendere un pochettino quella che è la progettazione dietro a una riqualificazione. Ovviamente questo è solamente uno di altri video dedicati alla diagnosi energetica che ho intenzione di realizzare nelle prossime settimane, quindi se non te lo vuoi perdere iscriviti al canale, attiva la campanellina per essere avvisato quando pubblico video e fammi sapere nei commenti ovviamente se hai delle dubbi o perplessità o quali possono essere gli approfondimenti qua dall'ufficio di fronte al software, ok? Alla prossima, ciao!